In questo video dedicato ad Arcadia, vedremo appunto il modulo 3D Maker. Il modulo 3D mi permette quindi di esportare quello che è il progetto architettonico generato quindi da Arcadia. Difatti, grazie a questo modulo, quindi dal menu Home Crea, io posso creare un file di visualizzazione in modo da poter fornire direttamente solo il progetto tridimensionale da far visualizzare appunto al committente. Difatti, se io vado a cliccare quindi crea documento, quindi lui cosa va a generare? Mi va a generare un formato file.exe, quindi che io posso tranquillamente andare poi ad aprire e far visualizzare direttamente al committente senza necessariamente dover avere appunto il computer con il software installato. Difatti, una volta che ho generato quello che è il mio file, adesso lo andiamo a visualizzare. Quindi vado sulla cartella dove ho salvato, ecco qua, progetto, doppio clic, mi permette di aprire automaticamente una finestra di visualizzazione dove mi caricherà l'intero progetto. Quindi caricamento di presentazione in corso, e in questo modo io posso in qualche modo andare a visualizzare interamente il mio progetto tridimensionale comodamente, senza necessariamente avere installato il mio software. In questa area di 3D Maker, 3D Archivi, 3D Viewer, io posso tranquillamente andare a navigare all'interno del mio progetto, quindi far visualizzare determinati dettagli di architettura, navigare all'interno dell'appartamento, quindi posso procedere quindi a fare una serie di operazioni, selezionare, deselezionare elementi, renderli visibili o meno, applicare delle trasparenze in modo da andare a dare tutte quelle che sono i dettagli appunto del mio progetto. Posso applicare le viste, andare eventualmente a togliere quelle che sono le texture di visualizzazione, vedete, è come la vista 3D, però in questo caso ho la possibilità di muovermi tranquillamente all'interno del mio progetto. Applicare eventualmente le trasparenze sull'architettura e quindi vedere quello che è il contenuto all'interno del mio progetto.